di sinistra. È semplice. Aveva capito prima gli altri che Renzi non è di sinistra. Perché Palamara, a un certo punto, che è capo del sistema, non ne può più di questa sinistra che detta le regole, cioè ha una sorta di vuole liberarsi di questa soggezione culturale che poi diventa concreta, no? E dice, beh, Renzi è andato al potere, rottama la sinistra, io rottamo anch'io la sinistra. E quindi fa il famoso giochino che vi dicevo all'inizio di questa conversazione, cambia governo, fa un ribaltone, molla la sinistra e si mette a governare la magistratura con la corrente di destra e lì muore. Ma Renzi in realtà muore il giorno in cui diventa primo ministro, proprio il primo minuto, cioè Renzi nasce morto. Lo racconta anche lui, pochi giorni fa è uscito un libro autobiografico di Renzi dove lo viene raccontato in entrambi i libri, sia nel sistema che in questo, che nell'Obe Loggi. Renzi lo certifica nel suo libro. Perché nasce morto Renzi? Perché quando decide di fare il primo ministro e di far fuori Letta, Enrico Stai Sereno, deve formare un governo, allora manda al Quirinale una lista di ministri. Di solito questa lista di ministri è, come dire, preconcordata, tanto è vero che la prassi vuole che il primo ministro incaricato salga al Quirinale, beva un caffè, dopo 10 minuti esce e legge davanti alle telecamere la famosa lista dei ministri. Invece Renzi sale al Quirinale e sta dentro un'ora e mezza da Napolitano. Tanto è vero che tutti si chiedevano, ma che cazzo sta succedendo? Cosa stava succedendo? Che Renzi voleva come ministro della giustizia un signore che avete avuto ospite qui voi pochi giorni fa, che si chiama Nicola Gartelli, che è un magistrato anche abbastanza discusso, discutibile, però molto bravo, dicono, non lo so, che ha una caratteristica, non fa parte di nessuna corrente, cioè è uno dei rari magistrati importanti che non è del sistema. E quindi quando il sistema viene a sapere che Renzi vuole fare ministro della giustizia, non solo uno che non ha concordato con lui il sistema, come era sempre accaduto, ma addirittura uno fuori dal sistema, dice, signori, questo no. E quindi inizia un pressing su Napolitano, i grandi procuratori della Repubblica, il procuratore della Repubblica più importante, Palamara stesso che lo racconta e lo certifica, dicendo, caro Giorgio, questo no. Solo che Renzi non vuol mollare, tiene duro un'ora e poi si rende conto che se non molla lì non esce con la lista, quindi molla lì e fa Orlando ministro della giustizia. L'aveva raccontato, esattamente, perché è andata così. Ma a quel punto la giustizia non si fida più, non solo non si fida più di Renzi, ma addirittura gli dice, ah sì, tu volevi metterti contro di noi e adesso ti facciamo un mazzo così. E cosa significa fare un mazzo così? Io non sono l'avvocato di Renzi, Renzi avrà tutti i suoi limiti, i suoi guai, tutto quello che volete, però sta di fatto che contro Renzi è partito un accanimento giudiziario secondo solo a quello fatto contro Berlusconi. Assolutamente. Se pensate che a un certo punto salta fuori dalla tutta roba, io quello che vi racconto è scritto nel libro, non è che vado fuori tema. Alla procura di Genova qualcuno si ricorda che da anni giace da qualche parte in qualche cassetto una inchiesta, chiamiamola così, insomma qualcosa che riguarda i genitori di tale Matteo Renzi. E cos'è questa cosa? I genitori di Matteo Renzi sono due imprenditori pasticcioni, no? Proprio, capito? Le robe quasi tristi, fatture non pagate, fatture taroccate, robe, no? Che ovviamente, come tutti quei casi di fattispecie, giacciono, perché ce ne sono centinaia, viene preso, tirato fuori dal cassetto,
dato alla Procura di Firenze, la quale Procura di Firenze, con tutti i problemi che possono avere i fiorentini e i toscani di rispetto alla criminalità a Roma, mette tre procuratori, compreso il procuratore capo, sulla pratica, e mette sei uomini di polizia giudiziaria sulla pratica, e mette una serie di finanziamenti per intercettazioni, indagini, eccetera, eccetera, che manco stessimo parlando di un traffico di droga internazionale. E i genitori di Renzi fanno un mazzo così. Okay? Allora, Palamara non entra mai, sia nel primo che nel secondo libro, per dirti se Renzi è colpevole o innocente, se i suoi genitori sono colpevoli o innocenti, se Berlusconi è colpevole o innocente, se Salvini è colpevole o innocente, eccetera, eccetera. Non entra mai, mai. Ma ti spiega le dinamiche per cui contro i genitori di Renzi si va in un certo modo e contro altri non si va per niente o si va in tutt'altro modo. Ti spiega perché il caso Rubi di Berlusconi, e Berlusconi viene indagato, mi sembra un 5 gennaio, non mi ricordo più di che anno, e l'inchiesta viene affidata per una questione che riguarda una minorenne, e l'inchiesta viene affidata a Ilda Boccassini, che è capo della procura antimafia. Che diavolo c'entra l'antimafia con una minorenne? Non, nessuno l'ha mai spiegato. Berlusconi viene indagato un 5 di gennaio, il 2 marzo c'è il rinvio a giudizio di Berlusconi. E ti dice, ma ti spieghi perché il figlio di Grillo viene travolto dallo scandalo, è travolto una certa estate, metà agosto, e dopo 2 anni il rinvio a giudizio a fatica è arrivato dopo 2 anni e mezzo, e solo perché è sollecitato dalla stampa che gli diceva, oh, ma sta roba da qualche parte, e cosa fare, no? Cioè, sai, la giustizia si può applicare o non si può non applicare, le inchieste si possono fare e non si possono fare, si possono fare in un modo o in un altro, con una certa cassa mediatica, con un silenziatore. Quello è la truffa, cioè la truffa è la manipolazione che viene fatta per convincere l'opinione pubblica italiana che uno è bravo, uno è cattivo, che uno è presentabile, uno è impresentabile, che uno è... Il problema non è la colpevolezza o l'innocenza, il problema è la dinamica con cui ci si va sotto. Nei libri viene raccontato come a un certo punto Salvini chiude i porti, vi ricordate, no? Quell'estate famosa, cos'era, 2019-2020, in cui Salvini chiude i porti, benissimo. Due procure, la procura di Agrigento e la procura di Catania, che distano tra di loro 50 chilometri, quindi stesso territorio, stessa costituzione, stesse leggi, stessa magistratura. Bene, il procuratore di Agrigento decide di indagare Salvini e, a favore di telecamere, salve a bordo della nave al largo nel porto per stigmatizzare questo sequestro. Il procuratore di Catania non rinvia archivi a Salvini e indaga quelle della nave per traffico di esseri umani. Ok? Quindi la stessa giustizia a distanza di